E Bud Spencer, Terence Hill, e Colizzi, e Barboni, e Barboni, e Colizzi, e Terence Hill, e Girotti, e Pedersoli, 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 ha giocato tanto a Boz, ha pure nuotato, ed era religioso, era molto religioso Bud Spencer. Carlo Pedersoli era una persona credente e praticante. E soprattutto era religioso, faceva un sacco di preghiere. Non mi ricordo se era così da sempre, cioè se è sempre stato un credente fervente, o se è diventato così più in tarda età, come succede a molte persone. Mi sa che è sempre stato più o meno così. Magari da giovane non era uno che si faceva un sacco dei rosari, però insomma, doveva essere credente, come sono spesso anche tante persone della regione Campania, più comunemente noti come napoletani. E quelli che vengono dalla Campania spesso li chiamiamo napoletani, tutti, perché Napoli è enorme e prende una buona fetta della regione Campania. Così come i romani li chiamiamo romani, ma magari sono del Lazio e basta. Oddio, spesso si indica come romani quelli che vengono dalla zona di Roma, che anche quella è bella grossa. Io ho scoperto che in Islanda, ragazzi, c'è meno gente che... in un terzo di Roma, cioè un terzo di Roma è la quantità delle persone che ci stanno in Islanda, ma anche un po' di meno. Sono pure diminuiti, ho visto, negli ultimi anni. Devo stare attento perché, ecco, qui c'è il ciccione, ragazzi, però devo riprendere un po' di vita perché... guardate che sto bassino, Ecco. Eccola, il gioco mi ha sentito. Grazie. Mi ha dato un bel boccale di birra. Vabbè, niente, dicevo questo perché... ci sono due regioni dove noi chiamiamo tutti quanti quelli di quella regione come provenienti da una specifica città che è il capoluogo di quella regione. Sto parlando del Lazio e della Campania, però non è che tutti quanti quelli che vengono dal Lazio e dalla Campania vivono a Napoli o a Roma. Però, non lo so, è così. Invece i lombardi li chiami lombardi. I piemontesi li chiami piemontesi. Oddio, anche lì al nord ci sono i milanesi, l'accento milanese. Però ci sono delle regioni che invece li chiami sempre come quelli che vengono da quella regione. Tipo i veneti. I veneti, i cosi, i pugliesi, i siciliani. Raramente li chiami palermitani. Li chiami palermitani se sai nello specifico che quello viene da Palermo. Invece, boh, chissà perché è così. Secondo me è solo perché quelle città, Roma e Napoli, sono particolarmente grosse. E c'è la scena come prima, guardate tutti quelli che vengono buttati fuori. È proprio come in un film di Bud Spencer e Terence Hill. Bene, abbiamo fatto tutti fuori, quello se ne esce tranquillo, tipo, non damo nell'occhio e questi mi ammazzano le botte. Invece voi che cazzo fate? Io veneno a tutti. È tipo Asterix e Obelix, voi siete i romani e noi siamo i galli. Anche se noi due siamo italiani. Anche se Terence c'ha la mamma tedesca. Ho visto un'intervista di Bud Spencer e Terence Hill alla televisione tedesca. E a un certo punto la domanda se Terence è italiano, lui risponde non più. Dice non sono più italiano. Chissà perché dice così. Forse in quel periodo stava sempre all'estero e non si sentiva più italiano, aveva preso... secondo me vuol dire che aveva preso di recente la cittadinanza di qualche altro stato, non so, di qualche altro paese, insomma. Però lui parlava bene il tedesco perché fin da piccolo lo parlava, visto che la mamma era tedesca. Però poi sa parlare bene anche in italiano senza accento oggi. Beh, da quando fa Don Matteo. Ecco, prima avevo detto che c'è una citazione a Don Matteo, si vede in un punto... Don Matteo che passa, ragazzi. No. Ho cliccato pulsante per sbaglio. Nel livello della città si vede Don Matteo. Anche questo gioco, io mo perché non l'ho visti tutti, ne ho visti solo 5. È come se ne avessi visti 6 perché di uno ho visto tanti pezzi, però alcune citazioni evidentemente io non le colgo perché non ho visto tanti film
di Bud Spencer e Terence Hill. Se l'avessi visti tutti, probabilmente vi saprei dire: ah, questo si rifà nello specifico a quest'altro, questo si rifà a quest'altro, no? Boh. Alcune cose le vedo, alcune le vinco perché so che in alcuni film succedono certe cose, hanno certe ambientazioni. Qui di sicuro ci sono delle citazioni a uno degli ultimi film di Bud Spencer e Terence Hill, quello... Cosa succede, signora? Oh no, ha vinto Elish Line, io volevo vincesse quell'altro. Quello pelato con la barba, come si chiama? Non mi ricordo. Bonaccini, si riferisce a Bonaccini. Miau. Accidenti, quel gatto è in pericolo. Ma no, non il gatto, mia figlia, salvate mia figlia. C'è un gattino, c'è un shishin. Quello gli dice, guarda, c'è un shishin. C'è un belo belo. Guardate i cavalli come sono animati bene, che vanno in giro. Ah, la bambina sta morendo. Andiamo a pia, ragazzina. Vai, Terence. Terence. Cioè, computer. Ecco. Ora la bambina scende. Ora c'è la bambina, ora vomita. Boh, si vede il vomito. Boh. Cosa succede? Uah, mamma! Ah! Grazie per aver salvato la mia bambina. Grazie, signori supereroi. Ci ha chiamato supereroi. Che tenero, che tenero. Noi siamo meglio di supereroi. Oh, ma chi c'era? Quello mi sembrava un famigerato youtuber italiano. Guardate lì dietro, c'è un poster con la faccia di uno che sono quasi sicuro sia uno dei programmatori di questo gioco. Da com'è fatto proprio. Sa proprio di autoinserimento dei programmatori, insomma. Anche in Sirius M ci stanno le citazioni, insomma, dei riferimenti agli sviluppatori messi nello stesso modo, come poster sui muri. Boom! Alla prima botta! Signor Knax, si è fatto male? Non finisce qui! Signor Knax doveva fare di meno uno sbruffone. Ci ha mollato i biglietti. Ci ha mollato i biglietti per la casa degli orrori. Ah, paura io? Paura io? Io mi guardo i film basati sulle opere di Stephen King. Me so visto pure i film di Carpenter. Ah! Aiuto! Fatto. È quello che esce così, come prima. Sono questi capetti della situazione che tutte le volte se la danno a gambe così. In maniera molto tranquilla. Pensaci tu a fermare quei due. Certo, capo, non passeranno mai. Vedi, sta parlando con un'ombra. È diventato tipo Kingdom Hearts. Ci sono le ombre che prendono vita. Dici che gli siamo antipatici? Dico. E tu? Vendi gelati? Me lo dai un gelato? Mi fai un gelato anche a me? Va bene. Lo vorrei di pistacchio. E non ce l'ho pistacchio, c'ho la vaniglia e cioccolato Albimaz. Albimaz, che gusto è, infatti. Una ricetta originale. Per questo gli ho dato il mio nome, Albimaz. Ah, bene, allora fammi un bel cono di Albimaz e di pistacchio. No, non ce l'ho pistacchio. Ah, va bene, allora vediamo un po', fammelo al cioccolato, tutto coperto di pistacchio. Ma che sei sordo? Il pistacchio non ce l'ho! Ok, non c'è bisogno che ti arrabbi. No, insomma, dici che ce l'hai? Ah, ho capito. Meno male. Meno male. Ok, Terence, è un po' fisso, Terence. Anche questa è una cosa che ci sta. Altrimenti ci arrabbiamo. Beh, il gelato al pistacchio, quando il pistacchio è di buona qualità, ad esempio quello di Bronte, è buono. Il gelato al pistacchio è buono. Altri auto-inserimenti degli sviluppatori, guardate queste facce. O sono gli sviluppatori, o al massimo è qualcuno che ha avuto a che fare, che ha girato attorno al mondo dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Una birra, mi scusi, ma lei mi mena mentre sto bevendo, ma vada a fare in cu... Ah, guardate che bello qua. questo ancora che va in giro, tutto indolenzito. Che piacere di vedere la egregio signor Max. Knick knack.
e basta. Giochi sono finiti i miei fuomini, fono fuffi filofovi effetti, il fofto infuimento venisse qui. Ti hanno mai detto che parli come gatto silvestro? Gatto silvestro? No, non me l'hanno mai detto. Era pure vestito di nero. Forse è una reincarnazione di gatto silvestro. Allora non lo meniamo troppo forte. A me sta simpatico gatto silvestro. Terence, ma tu non hai visto i nuovi cartoni animati? Non citi mai personaggi come Marceline di Adventure Time, doppiato dall'affascinante Olivia Rose Olson? Non è il tipo Bud da fare questi discorsi. It's funny because Bud will never say something like that. V9, butto da sotto. Che lancio a te. Tu, io vado in giro con le persone tenute a mano. Quelli fino a che te li tieni a mano non li sconfiggi, lo devi per forza ributtare per terra e menaglie. Babbu. Comunque i più puristi fra voi si renderanno conto che, come al solito, sto giocando un po' distrattamente. Mi scusi, signor. E basta! Basta. Andiamo. 37. Sarà un riferimento a qualcosa, 37. C'è un nano. Ecco, questo potrebbe essere un riferimento alla collina di Stivali, perché anche lì ci sono i nani. Non stanno sui trampoli, però ci sono i nani. No, non lo so se è un riferimento a quello, anzi, mi sa proprio di no. È uno dei meno famosi, quello. Ma è lento come film, quello è incredibile, perché è un film di Bud Spencer e Terence Hill, ma è lento. Qualcosa non va lì. Non può essere lento un film di Bud Spencer e Terence Hill. Invece quello l'ho trovato lento, mi sono annoiato vedendolo. Mi spiace dirlo, gli altri non mi sono annoiato a vederli. Invece quello sì. Ecco, bravo Terence, vai a rimettere qui il razzetto. Però lo lancio. Artizio è morto. Cosa gli manca di vita? Niente, infatti era già morto. Mi vedi bene adesso? Ti vedo benone. Ti vedo benone. Vedo che sei un coglione. Cosa hai detto? Allora io andrei. Scusa capo. Andiamo Terence. Andiamo, abbiamo comprato un altro livello. Città subito. Ecco, qui arriverà l'attesissimo, aspettatissimo da voi, soprattutto dai più giovani, Don Matteo. Volete tutti vedere Don Matteo, non è vero? Ehi, il poster della gara che abbiamo vinto! Don Buggy. E c'è anche il nome della canzone che l'accompagna. Don Buggy. E certo, perché è il nome del coso che abbiamo guidato. Don Buggy. Cosa? Si chiama Don Buggy? Non l'avevo mai capito, ti immagini? Non l'avevo mai capito che il Don Buggy era quello. Ma come, lo diciamo noi nel nostro film? Ma io non parlo molto bene l'inglese. Sì, ragazzi, avete sentito? Questi due stanno inseguendo il capo, diamogli una bella lezione! Mi vuoi dare una lezione a me? Ma con chi pensi di star parlando? Con Giancarlo Magalli? Con chi pensi di star parlando? Con una versione deperita dell'Orsetto Pooh? Con un personaggio secondario di un film di... Mastroianni? Terence guarda Bud e dice: tu sei tutto coglione oggi. Scusa, mi piace fare riferimenti alla cultura pop, anche in maniera un po' forzata. Ho notato, Bud. Come farebbero oggi Bud Spencer e Terence Hill? Continue citazioni alla cultura pop, anche dove non c'è alcun bisogno, e fatte da personaggi che non avrebbero motivo di citare queste cose. C'è in molti film d'animazione, fumetti, alcune cose italiane oggi sono così, tipo a Panda piace. A me piacciono un sacco di fumetti italiani, ragazzi, ma di quelli vecchi soprattutto. Ho letto un sacco di fumetti Disney italiani, Ratman, Lupo Alberto, Cattivic, un po' di Tiramolla, i fumetti di Ugo Pratt, un pochino, quelli di Sergio Toppi, Dino Battaglia, quindi un sacco di roba ho letto italiana. Però quelli moderni spesso hanno questo problema. Una volta ho comprato a Panda piace, ragazzi, ed era tutto così. Continue citazioni a quello, a quell'altro. Ah, guardate, c'è il drago delle carte da gioco, di un famoso gioco di carte. E poi, guarda, è entrato quello cantando la canzone di Dragon Ball.
Poi è entrato quell'altro, quello assomiglia a Naruto, guardate c'è Topolino, guardate Ratman, cioè... Ratman di per sé è nato un po' come cosa parodistica e c'ha questo elemento, ma non si regge assolutamente solo su quello. Anzi, molto spesso sono un pretesto in Ratman le parodie delle cose. Parlano di cose che poi tu non t'aspetti, che non puoi prevedere. Cioè, la parodia per esempio di Ratman di The Walking Dead è una cosa sui personaggi del fumetto, sulle mostre del fumetto e sulla relazione che c'è proprio sul personaggio di Batman e Ratman. Quindi è una roba che se non lo leggete, non, se non ve lo spiegano come ho fatto io adesso, non ve la potete manco immaginare, perché Ortolani è bravo a inventarsi delle cose prendendo a spunto parodie, scrive la parodia di quello ma poi tutt'altro, sennò sarebbe noioso. Perfino in Zanna Blu, che non è assolutamente allo stesso livello di, diciamo, elaborazione sulla parodia, però perfino in Zanna Blu ci sono delle cose un pochino inaspettate, sono delle parodie fatte bene, quelle sono parodie, rimangono nel contesto della parodia senza sfociare in altri discorsi, sono quasi sempre delle cose così un po' scemotte, però si fanno leggere. Invece fumetti, eccolo, eccolo, Don Matteo, eccolo, vedete, è sempre Terence Hill. Terence Hill, sei qua, ma sei pure là, aiuto, sei davvero la Trinità. Quindi ti troverò anche una terza volta in questo livello. Giustamente lui si chiama Trinità ed è in due posti allo stesso momento, quindi può essere anche in un terzo posto allo stesso momento. E a Panda piace, mi ha fatto cagare io quando l'ho letto, cioè era tutto così, si leggeva tutto sul citare cose che si aspetta che il lettore ami perché tanto le conosce, tutte cose famose, capito? Naruto, Dragon Ball, Harry Potter, il gioco di carte Magic, e Superman, e fumetti, Marvel, no? Tutte cose della cultura pop strafamose. Però a me mi ha dato fastidio, cioè si vedeva proprio che era una cosa che si doveva reggere su quello. Poi qualcuno mi dirà, no vabbè, ma non è solo così. Però io ho letto i primi due volumi, ragazzi, li ho comprati a Romix, l'ho buttati, non mi sono piaciuti per niente. Tanto più che questa cosa io la potevo far passare se almeno fosse stata accompagnata da un tipo di disegno particolare, caruccio da vedere. No, è disegnato in un modo che non mi piace quasi per niente, cioè un po' così a scazzo è disegnato. È disegnato come Hugo Pratt disegnava gli schizzi, sembra un fumetto non finito di Hugo Pratt. Che Hugo Pratt disegnava bene, però non era un tipo di disegno particolarmente elaborato. E fate conto, più o meno la sensazione che mi ha dato il tipo di disegno di A Panda Piace è una tavola non finita, uno schizzo, la bozza disegnata di un fumetto di Hugo Pratt. Lo schizzo di una cosa che comunque è disegnato in un modo un po' semplice. Quello mi sembrava una roba che uno dice, ok, avevi poca voglia di disegnare, hai lasciato tutto in bianco e nero con le linee che manco si chiudono, con un tipo di disegno scarno, troppo schizzato. Ratman per esempio è più gradevole. Poi vabbè, ci sono altri fumettisti italiani tipo Massimo Bonfanti, ragazzi, ma anche il quasi suo omonimo Stefano Bonfanti di Zanna Blu, marito di Barbara Barbieri, che insieme a Barbara Barbieri faceva Zanna Blu. Insomma, ci sono degli artisti che anche quando fanno gli schizzi sono più elaborati, però Zanna Blu ad esempio è disegnato meglio di quello, Ratman è disegnato meglio di quello,